oggi è la quarta sessione di un ciclo di incontri che abbiamo fatto, tutti improntati sulla crisi, la crisi economica, la crisi politica, la crisi delle istituzioni, la crisi degli stessi valori religiosi. Oggi con Don Ciotti è il gran finale e vogliamo parlare della crisi della legalità. Io credo che sia importantissimo perché, se vogliamo, unisce tutti gli altri elementi di cui abbiamo parlato nelle precedenti sessioni con molti di voi presenti, perché la legalità unisce tutto. La legalità vuol dire credere nelle istituzioni, anche se purtroppo ultimamente in alcuni casi rischiano di essere poco credibili, ma sono fondamentali e non ne possiamo fare a meno, perché sulle istituzioni si basa una società. Sono io che vi ringrazio dell'opportunità di riflettere insieme. Vi prego, vuole essere un momento di riflessione a voce alta, tra persone che si guardano in faccia, che sentono prepotente dentro di sé la voglia di conoscere. Conoscere per diventare persone più responsabili. Abbiamo bisogno di conoscenza, perché oggi, se c'è un peccato, è un peccato grave, io lo considero un peccato grave, è il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano e per sentito dire. E quindi è in questo senso che sono venuto per riflettere insieme a voce alta nella mia coscienza dei limiti, che sono tanti, 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 ma anche con la voglia di aiutarci a stimolarci reciprocamente per prendere coscienza di alcuni problemi che ci appartengono trasversalmente a tutti. Voi siete meravigliosi e a vedervi qui tanti mi dà una grande emozione. Noi dobbiamo chiamare per nome le responsabilità. Il male deve essere richiamato. Il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il problema più grave. Hai fatto appello all'impegno di tutti, ma le istituzioni, partendo dall'Europa e poi a scendere per i grandi, fanno abbastanza perché non lo fanno abbastanza? E che cosa si sta preparando a livello europeo? Noi dobbiamo diventare capaci sempre di essere delle persone che distinguere per non confondere. Vi prego, ve lo chiedo come sono capace con forza, perché ci sono a volte troppe semplificazioni, facili etichette. No, siamo chiamati a distinguere per non confondere e soprattutto siamo chiamati a cogliere le positività che ci sono. Dobbiamo fermarci ognuno nella propria realtà, non nel bombardamento delle cose sempre che non vanno, che fanno più notizia, ma sapere cogliere il positivo che c'è e non entrare in quel vortice in cui tutto viene appiattito, tutto viene etichettato, tutto viene semplificato. Non è giusto, non è vero. Ci sono uomini, donne, persone che ci credono e che si impegnano in quella politica che deve essere il servizio per il bene comune, cioè il servizio veramente per tutti. Dobbiamo riconoscere il bene, dobbiamo scovarlo, dobbiamo indicarlo, dobbiamo valorizzarlo. È un segno di speranza che c'è, e chi esercita responsabilità politiche è chiamato, non dimenticatelo mai, è chiamato a rispondere ai bisogni
delle persone. Io ho trovato due spunti più interessanti degli altri perché meno ricorrenti nei discorsi come quelli che stiamo facendo questa mattina. Nella lotta alle dipendenze affiora ancora poco il riferimento al gioco d'azzardo e al web. Nessuno vuole criminalizzare l'internet, queste nuove tecnologie, nessuno vuole criminalizzarle. Ancora una volta è l'uso che se ne fa e soprattutto quale accesso e quali contenuti. Ora c'è tutto e il contrario di tutto. È diventato anche il luogo degli insulti, dell'umiliazione. Poi i nostri ragazzi sono meravigliosi. Loro hanno una capacità di usare quegli strumenti che io sono meravigliato. Voi avete una creatività, una fantasia che le nuove tecnologie vi hanno anche rispetto a noi, sono strumenti in più che vi prego usateli con il giusto equilibrio, perché può diventare patologia, perché ti estrae dalla realtà, perché viaggi nel virtuale, perché camuffi anche la tua identità, perché navighi in quella solitudine. Abbiamo bisogno quindi di avere un giusto equilibrio, di educarci all'uso anche di quegli strumenti, di trovare delle forme di regolamentazione che non vogliono penalizzare ma vogliono arricchire in un certo modo. La malattia mortale oggi nella società è l'indifferenza, è la rassegnazione, è la delega, è pensare che tocca sempre gli altri fare. C'è una parte di responsabilità che ci chiama per nome. Parole di Peppino Impastato, bravissimo. Peppino Impastato era cresciuto in una famiglia di mafia, per dire che anche da dentro realtà difficili è possibile voltare pagina.